cioè, diciamo, alla fin fine la legge è con loro. Loro governano, loro hanno le possibilità. Questa è Bruna sullo scalone dopo che è passata con la schifezza. Questi sono i black block, quelli che la stampa disse c'è il protagonista venuto da Torino, eccoli qua. C'è il protagonista, forte e pace. Capiamo che dobbiamo stare lì, capiamo che dobbiamo stare più, capiamo che il tempo gioca contro di noi, e cosa ci facciamo all'antivigilia di Natale al nostro devotissimo sindaco? Un bel funerale della giustizia. Noi finiamo, lasciando così, siamo più tanti di loro, lanciamo su internet questa cosa e la nostra organizziamo. Una maratona sopra la nostra bandiera, il nostro simbolo, è della giustizia, si era per tutto centro città per le mie cittadine. Questo all'antivigilia di Natale, venerdì. Il nostro sindaco, Madonna Santa, in via Roma con gli acquisti sotto Natale, si rompi vale pure questo, con la barra. La città risponde bene. Non solo perché fare shopping, infatti era tutta gente in cortile. Il 23 alle 16 sera, tutti in cortile. Ragazzi, studenti, anziani, capiamo che stiamo tirando su tutta la città, c'è tutta l'iniziazione della città. Questi figuri. Alla fine diamo la parola a lei. E lei che ce l'ha più là. E lei ci dice dobbiamo lottare. Avanti, presente, mentre dal signor sindaco, mettiamo la parte. Si è senza pure a fare la giustizia. E cosa facciamo anche? A tutti gli aderenti, c'era un mega frontiere di Piazza Santo Stefano per Natale, c'era pieno di cristini, tutto. Inizio a capire, magari sono diventato povero. Noi mettiamo tre sagome, possiamo salire, a tutti gli altri, noi mettiamo delle sagome, queste sagome rappresentano i nostri morti, che non ci sono più. E viene. Loro sono con noi, diciamo, non si possono dimenticare. Cosa succede il 24 mattina? Il 24 mattina, casualmente, tutte le sagome vengono rimosse dagli altri. Sai mai che gli altri hanno la coscienza di qualcuno? Sai mai che dentro fastidio la vigilia di Natale vede 1800 morti di Natale? Cosa fanno i casalesi notte di Natale compresa? Le vanno a riattaccare! Questo è caro, che non ho potuto festeggiare il secondo compleanno, con il vino, ma la sua sagoma non la va a attaccare. Perché neanche lui lo dimentica, non glielo facciamo dimenticare. Non glielo facciamo dimenticare. C'è qualunque cosa scritta, potete rimuovervi, ma 1800 vittime dell'amianto non le cancellerete mai, oppure la dignità non si rimuove, cioè, niente altro. Insomma, ci siamo fatti Natale. Il primo gennaio arriva una convocazione da Balduzzi. Balduzzi, coinvolto per fondi traverse, dice il sindaco di Casale, incontriamoci, parliamone, cioè, e fa storia, sta girando tutti i tagli. Che state combinando? È possibile che non possiamo trovare una squadra? C'avete tutta la cittadinanza contro. C'è da girare un secondo, ne parla tutti. Primo di gennaio, il pomeriggio, il ministro Balduzzi e di Alessandria convoca il sindaco di Casale e i suoi adepti, la sua collaboratore, riconvoca in prefettura ad Alessandria, il primo pomeriggio di gennaio. Tutti sono felici dal veglione, dormono, non ci romperà i coglioni nessuno, ci incontriamo, tre di pomeriggio, tutti davanti alla regione dell'Alessandria, tutti, di solito non mi rosero. Logicamente non si chiede il permesso, quindi anche manifestazione autorizzata, davanti alla prefettura, con un ministro, ma tutte le cose stanno bene. Eccoli qua. Sarebbe anche la musica. De Luca, assessore all'ambiente, è appena arrivato, lanciò la brillantissima idea, sostituiamo i tetti con i pannelli fotovoltaici basta pagare, peccato che la provincia aveva lanciato la dei contributi che il fotovoltaico per usare un permanente gratis. Quindi, niente. Diversi, Lega Nord, vice sindaco, quello che disse a Bruno Pesce fuori portato tranquillamente con la domanda, tanto si sa che la battaglia contro l'amianto è una battaglia di sì. Quindi quanto pare per i destra non muoiono grazie loro. Demetri! Mentre il nostro sindaco era un uomo di studi, bisogna essere onesti, perché comunque si è trovato con una parte facile della giunta che volevano tutti i costi prendere questi soldi, nonostante capissero che ci avevano contro tutta la città,
e lui invece vacillava, però qui è fratello, quando arrivo lo salutiamo, è fratello. A queste facce non bronziate dobbiamo rispondere con facce altrettanto brutte, infatti vedete, abbiamo risposto con pessimi elementi della capitale d'Istria, e anche della capitale, a brutti noi ci intendiamo, quindi a brutti abbiamo risposto con questo. E che a casale comunque è un fermento continuo, c'è anche quando non organizzi le cose, fai un rituale di finestra, cioè non sappiamo che c'è anche la finestra, è bellissimo, parti che la giro con macchine del genere, cioè, però dobbiamo ancora rilanciare. Sì, c'è stato questo contatto, il primo pomeriggio gennaio, però vuoi la parte, non arrivano grandi notizie, non si è risolto niente. Ci sono dati l'appuntamento il 26 a Roma, al ministero 26 ne parleranno, quindi la cosa è ancora in stato di stallo. Cosa facciamo? Rilanciare! Il 7 di gennaio facciamo una gran bella fiaccolata per la città, è una serata musicale su tutta la giornata, noi facciamo manifestazione. Ma 7 gennaio, se venerdì c'è il ponte, non verrà nessuno, Nicola Pombrano, questo, CGL, il creatore della Camera del Lavoro, ma è un rischio questa manifestazione. Il 6 gennaio, giustamente, perché poi sempre il primo cioè il primo dell'anno, Natale, non esiste. Quei giorni noi dovevamo utilizzare tutto il tempo, si va tutti il 6 gennaio al mercato a volantinare. Uno pesce, 70 anni, 6 gennaio va a volantinare, hanno avuto, fratello di Carlo Augusto, morto a 30 anni, non si può casare. Sergio, si conoscono tutti le donne, cioè si conoscono tutti. 6 gennaio per il mercato si va a volantinare. E 7 gennaio un po'. È un blocco, non c'è proprio nessuno, sono andati tutti a fare il ponte. Il 7 gennaio è un bloccone incredibile. C'è Piazza Castello completamente colma. La città viene invasa completamente. Il 7 gennaio sono tornati dalla montagna, per poter dire al sindaco che stava facendo una cazzata mostruosa. Ci sono 3.000 persone per Casale, una città che ora ha 36.000 abitanti. Praticamente non c'è cittadino, 10 scende in strada e dice non ci sono. Casale è stracolma. Ci sono strani, molto già cose stranissime. Cioè in questi giorni andate qua, c'è semplice parroco del Duomo, della cattedrale di Casale, che apre il seminario, a ragazzi di centri sociali che mangiano dentro il seminario, ci sono delle commissioni, c'è di tutto in questo corno. Non è una battaglia di parte. C'è sinistra, c'è destra, ci sono cattolici, ci sono laici, ci sono studenti, ci sono lavoratori, ci sono pensionati, ci sono ex lavoratori esteri, c'è tutto, c'è una commissione incredibile, c'è un'unità di intenti che a Casale non ho mai visto e che non ho più visto dopo, perché questo è tornato giustamente un nostro tratto, ognuno la pensa meglio degli altri, però in quei giorni c'è qualcosa di magico, siamo tutti uniti, tutti, e questa è la nostra forza, l'abbiamo capito, tutti uniti. Ma il presidente Undorme è una serata incredibile, vengono gruppi da fuori, sono tutti grandi, anche la sera è piena logicamente, c'è Paolo Bonfanti, viene a suonare a Pecci della Ioio Mundi, tutti gratis, neanche rimborso spese, niente, tutti vengono immediatamente. Ho la disponibilità, cioè il telefono a terra il 1 gennaio, trovo Alessandro e Raghi Giuliani, mi dà il numero del gruppo della Casa del Vento, cioè si forma una rete incredibile. E in città si continua, con gli studenti, si continua, al paniere, mercatino, è un continuo! E il 26 si va a Roma. Il 26, visto che il 1 gennaio abbiamo fatto la manifestazione davanti alla prefettura senza chiedere il permesso, noi andiamo a Roma ad attaccare la bandiera al Ministero della Salute. Documenti, chiedi, tutto il resto, però poi alla fine, cioè, oggettivamente, allora, facciamo tutti, anche le forze dell'ordine, anche lì a Roma, sapevano che la nostra era una battaglia giusta. Il 3 febbraio il sindaco capitola. Il 3 febbraio viene deciso di rinunciare ai soldi dello Svizzero. Questa è la dimostrazione che quando una comunità si unisce, si resta compatta e deconi, ce la può fare. E questo è il 13 febbraio. Il 13 febbraio c'è la sentenza del processo. Il 13 febbraio c'è la sentenza, questo è il punto che ha fatto la mattina, questo è quello che c'è la gente, il presidente l'ha fatto davanti. Questa è solo una delle aule del tribunale. E per i cittadini vengono tornati a cimitare i miei cartieri. Però questa battaglia non finisce qua. L'ha iniziata Battista, ci sono stati in mezzo di Nino, hanno fatto i sindacati, ci siamo noi come tante generazioni per la giustizia. Però questo è quello che vede mio figlio ogni giorno quando si affaccia alla finestra di casa mia.
Mi dirà lei quella finita.